Previously on Inside Batman. C'è una minaccia in arrivo, un pericolo dietro l'angolo. Stiamo a finire i sordi. E invece era lì a prendersi gioco di me. Stai facendo preoccupare Batty. Blake, accosta, accosta. Batty. 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 Sta bene? Ma che fai? Lo aiuti? Fermo. Non dirmi che tu e lui. Batty, tu e lui. Respira. Respira, Batty, respira. Batty, Batty. Chiama un'ambulanza. Batman, te l'avevo detto di affrontare la prova di fede. Che cosa è successo? Avete presente l'odore del male? Quella sensazione di essere in pericolo? E quel desiderio irrefrenabile di sentirvi protetti? No, non ce l'avete presente. Nessuno di voi, nessuno è in grado di percepire il male che lo circonda. Il compito di farvi vivere una vita onesta e decorosa non spetta a voi. Quel compito spetta a me. Ed è per questo che io non posso perdere tempo con questa pagliacciata. Anche perché c'è una minaccia in arrivo e io devo andare. C'è una guerra in arrivo. Io devo andare. C'è una guerra. Dove va? Dove va? Raga, ma dove cazzo va? Stop, 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 stop. Raga, io il primo giorno ve l'ho detto, il primo giorno, chi me l'ha mandato a me questo? Dottor, rilassati, questo è raccomandato, che dobbiamo fare? Rifamo, mo? La rifamo, ma questa se la teniamo, ragazzi, non vi preoccupate, la aggiustiamo al montaggio, e lo sapete perché? Perché noi amiamo il cinema! Ma se non ci pagano... Col cazzo che la rifamo! Perfetto, tutti in pausa! Non so più che pesci prendere. Lo mando a fare un posto di blocco e spacca la testa a un cittadino come se fosse un uovo di Pasqua. Va in pattuglia notturna, ferma un trans e lo guarda come se avesse davanti un Ferrero Rocher. Cosa peggiore, al parco rincorre tutti pensando che siano Joker. Forse è meglio che torno in centrale, così riesco a controllarlo meglio. Anzi no, sapete cosa vi dico? Io ho voglia di cioccolata. E annullo tutti i miei appuntamenti. Teresa? Gordon? Sì, annulla tutti i miei appuntamenti. Questo pomeriggio ho cose più importanti da fare. Non me ne frega un cazzo del G8, Teresa. Un cazzo, d'accordo? Ecco. Sì, abbiamo finito anche qua. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo poi. Ragazzo, è documentario del merda. Ti dico che era lui. Joker, il mio acerrimo nemico. E io pensavo fosse morto, fosse in galera, e invece era lì a prendersi gioco di me! Ti! Oh, mi stai facendo preoccupare a me? Io ti porto in centrale, ci prendiamo un tè e ci rilassiamo. Fanculo tu e il tè! Perché mi tratti così a me? Vabbè. Scusami, Blake, scusami, no, non volevo. È che temo di aver fallito in questa città. E la cosa mi fa innervosire! Ti! Mi hai trattato malissimo a me. Dai, su, non fare così, dai. Su, Blecchino mio, dai. Vieni qui. Dai, su, scusa. Blake! Frena! Frena! Blake! Frena! Batty! 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 Batty, fermo! Basta, basta! Fermo! Fermati, fermo! Scusi veramente, sta bene? Ma cosa fai? Blake, cosa fai? Lo aiuti! Aiuti lui! Non dirmi che anche tu! Respira, Batty. Devi respirare. Respira. Blake, non dirmi che anche tu! Respira, Batty. Sei! Respira. 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 Respira, bravo, così, così. Batty. 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 Chiama un medico, chiama! Normale, io niente. Gesù, figlio di Dio, con noi. Con noi, Gesù. Batman, te l'avevo detto di affrontare la prova di fede, ma tu non l'hai fatto e adesso andrai all'inferno. Ma io no, perché io sono pura, vero? Sono pura.
Dottore, che cosa è successo? Il signor Bruce Wayne, o come ama farsi chiamare lui, Batman, soffre di un disturbo bipolare con accentuata schizofrenia e reazioni sintomatiche associabili alla sindrome di Tourette. Per utilizzare un'espressione che possa in qualche modo sintetizzare la complessità psichiatrica del paziente in questione, credo sia opportuno dire semplicemente che il signor Wayne, in arte Batman, è matto come una merda. Dottore, ma mi dica, ci sarà qualcosa da fare? No, niente. Dico, dottore, una soluzione, una cura, una... Sì. Una terapia? Sì, abbatterlo. Come abbatterlo, dottore? Dico, qualcosa si potrà ancora provare. Ma io sono uno psichiatra, non sono mica un mago o uno stregone. Potrei fare invece qualcosa per quell'altra che mi pare abbia tutt'altro tipo di problema. Tra poco dovrebbero arrivare due preti di Grottaferrata per un esorcismo, ma un esorcismo è una roba semplice. Il vostro amico mi sembra afflitto da tutt'altra cosa. Quindi lei mi sta dicendo che non esiste soluzione? Non credo. Il vostro amico è spacciato. Scusiamo per l'interruzione dei programmi della rete, ma ci è appena giunta una notizia incredibile. Il Viminale, Montecitorio, il Palazzo di Giustizia e un McDonald's vicino a Giulia Agricola sono saltati in aria tutti contemporaneamente. I quattro pilastri istituzionali del nostro paese sono stati drasticamente abbattuti e la città è nel caos più totale. Non ci sono ancora rivendicazioni terroristiche di alcun tipo. Da indiscrezioni sembra che tra le macerie di ciascuna delle quattro strutture sia stata trovata una carta da gioco.